Salve a tutti, ben ritrovati a un altro tutorial strumentale. Oggi ho qui uno strumento relativamente nuovo rispetto ai video che ho fatto finora. È un sintetizzatore. Sottofondo potete sentire mio figlio che suona i sonagli, quindi un contributo anche così fuori campo. Comunque, torniamo a noi. Questo è un sintetizzatore monodico analogico, quindi può fare solamente un suono per volta. La cosa divertente di questo strumento è che si può modificare la forma dell'onda in base alle proprie esigenze. Ve ne faccio vedere un esempio, che per esempio fra queste due note sembra quasi una pianola normale, ma se io giro questo potenziometro. E ci sono tanti altri incredibili comandi. Eccetera. Insomma, non è questo il momento per parlare di questo strumento, io volevo solo mostrarvelo un attimo, rimettiamo tutto a posto. Oggi parleremo di un brano di Mozart che ho già trattato per gli altri strumenti, a parte il metallofono, che è il primo movimento della Sinfonia 40, ovviamente un mini arrangiamento molto contenuto. Ora ve lo suonerò tutto e dopo analizzeremo le diteggiature. Abbiate pazienza, lo suonerò con calma, quindi. Bene, a parte alcuni errori e l'attacco che devo diminuire un po', se no a volte mi scappano le note, diciamo che più o meno il pezzo è questo. Volendo si può fare anche più veloce. Però per ora possiamo farlo anche tranquillo, anche perché io non sono un pianista e direi che si vede. Allora, partiamo dall'inizio. Fa mi mi, fa mi mi, fa mi mi, do. Do, si, la, la, sol, fa, 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 mi, re, re. Ecco, io lo faccio così, mettendo allora l'indice sul fa, il pollice sul mi, quindi fa, mi, mi, fa, mi, mi, fa, mi, mi, do. Io lo suono col mignolo, voi potete farlo anche con l'anulare, io lo suono col mignolo dopo per avere già tutte le dita in posizione, quindi fa, mi, mi, fa, mi, mi, fa, mi, mi, do. Do, si, la, la, sol, fa, fa, mi, re, re. Qua faccio uno scavalcamento perché finisco sul fa con il pollice. Poi faccio mi, re, re, mi, re, re, mi, re, re con indice medio, scusate, con indice pollice. Poi faccio un si con il mignolo, si, la, con l'anulare, medio sul sol diesis. Indice sul fa, mi, mi, re, do, do, ok? Quindi ripeto. Faccio lo stesso scavalcamento di prima. Andiamo avanti. Quindi Do con l'indice, Do, Si, Si, pollice, Re medio, Sol diesis col pollice, Si, La. Ok, si può fare così oppure si può fare. Anche così, suonando il Do con l'anulare, ok? Suonando quindi.
il re con il mignolo. Si può fare anche così, quindi suonando il re con l'anulare, il sol diesis con l'indice, il si con l'anulare, il la e il mi col pollice, poi si ripete. Ok, arrivati qua, la seconda volta si fa do, si, la, sol, fa. Quindi fa do, si, re, sol, si, la, do, si, la, sol, fa, mi, sol, la, si, do. Bisognerebbe farlo meglio così, quindi mi, sol, la, si, scusate, sol, la, scavalcando qui facendo mi, sol diesis con l'indice, il la col pollice, si, do, re con l'anulare, re, do, si. Ok. Ripeto tutta la sequenza. Poi dopo questa sezione si riparte da capo, c'è cioè una piccola ripresa, si fa fa mi mi do come prima, do si la la sol fa fa mi re re. Poi qua cambia, al posto di fare mi re re, bisogna fare sol fa fa, sol fa fa, sol fa fa, sol fa fa, re re do si la sol sol fa mi, con il solito scavalcamento di dito. Arrivati a questo punto, dobbiamo fare questa minima cellula tematica, questa piccola cellula tematica per 8 volte. La sol sol, questo è sempre mio figlio che si lamenta di come suono, ha anche ragione. La sol sol, la sol sol, la sol sol, la sol sol, 6, 7, 8. Fatta questa per 8 volte, ci spostiamo qua. Fa, fa, mi, fa, mi, fa, mi, mi. Fa, re, do, mi, re, si, do. E il pezzo è finito. Ripeto. Fa, re, do. Quindi fa con il medio, re con l'indice, pollice, do. Fa, re, do, mi col il medio. Ok. Non mi ricordo più. Fa, re, do, mi, re con l'indice, il pollice sul si e l'indice sul do per finire. Ok, è tutto chiaro? Spero di sì. Ok, se avete domande, se volete chiedermi qualcosa, poi in classe o su Classroom potete mandare messaggi, chiedermi, non fatemi problemi assolutamente, ci mancherebbe, anzi, è il vostro compito come alunni farlo. Bene, intanto io vi saluto e ci vediamo al prossimo tutorial. A presto, arrivederci.